Dopo l'amore di nostro Signore, ti raccomando, o figliola, quello della Chiesa, sua sposa, di questa cara e dolce colomba che sola può far le uova e far nascere i colombini e le colombine dello sposo. Ringrazia Dio continuamente di essere figliola della Chiesa, ad esempio di tante anime che ci hanno preceduto nel felice passaggio. Abbi gran compassione di tutti i pastori, predicatori e guide di anime, e vedi come sono sparsi sopra tutta la faccia della terra, poiché non vi è al mondo provincia dove ve ne siano molti. Prega Dio per essi, acciò che, salvando loro medesimi, procurino fruttuosamente la salute delle anime. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Ecco un pensiero di Padre Pio quanto mai importante nei nostri tempi, direi in modo particolare. Ecco, Padre Pio ci dice che dopo l'amore a Cristo dobbiamo avere a cuore l'amore per la Chiesa, che è la sposa di Cristo, di cui noi facciamo parte in virtù del battesimo. Con il battesimo siamo diventati figli di Dio, ma anche membri di questo corpo spirituale di Cristo che è la Chiesa. La Chiesa siamo noi, la Chiesa è nostra madre, la Chiesa ci ha generato alla vita della fede, ci ha partoriti, ecco, nel suo grembo che è il fonte battesimale, alla vita della grazia. Siamo legati in modo inscindibile alla Chiesa e la dobbiamo amare, e la sorte della Chiesa ci deve stare a cuore. Penso che questo pensiero di Padre Pio sia quanto mai importante per i nostri giorni, in cui sentiamo tante critiche, tanti giudizi sulla Chiesa. I mezzi di comunicazione sociale oggi, ahimè, mettono e sbattono sulla prima pagina gli errori, i peccati, le miserie, veri o presunti, di tanti uomini di Chiesa, di tante realtà, scandali vari, veri o presunti. Ecco, un senso di sfiducia alle volte ci può cogliere, talvolta possiamo cadere anche noi nella tentazione di puntare il dito contro la Chiesa come se noi fossimo al di fuori e non al di dentro. Invece dobbiamo sentire la Chiesa come madre e maestra. Certo, la Chiesa è santa in virtù della parola di Dio, dello Spirito, dei sacramenti, della presenza di Cristo, ma anche peccatrice perché formata da uomini peccatori che sono in cammino verso la conversione e la santità. Ecco, quando sentiamo parlare male della Chiesa, quando sentiamo di scandali, di errori, di peccati, dobbiamo soffrirne, dobbiamo sentire come quando si parla male di un nostro parente, di un nostro fratello, dei nostri genitori. Ecco, noi non possiamo approvare, proviamo amarezza, ci sentiamo offesi perché parlano male di chi fa parte della nostra famiglia. Così dovrebbe essere quando noi sentiamo di scandali, di peccati. Dobbiamo sentire l'amarezza, il dolore per queste realtà, non negarle quando sono vere, quando sono autentiche, ma sentirne tutta l'amarezza e il dolore. E allora Padre Pio ci esorta a pregare per la Chiesa, a ringraziare il Signore di esserne parte. Padre Pio si dice che piangesse molto spesso e quando veniva interrogato gli padre perché piange, lui diceva perché fino ai 15 anni non ho ringraziato il Signore per il dono del battesimo. Dovremmo ringraziare il Signore per il dono del battesimo ogni giorno, magari anche rinnovare la nostra fede attraverso la recita del credo ogni giorno ed essere fieri di far parte di questa Chiesa Santa che è la sposa di Cristo, che ha i suoi difetti, i suoi peccati, i suoi limiti, perché
e cammina sulla terra, ma anche santa, ed è, ecco, l'arca di salvezza al di fuori della quale non possiamo essere salvati. Allora la sorte della Chiesa è la nostra sorte, la santità della Chiesa è la nostra santità, i peccati della Chiesa sono i nostri peccati. Padre Pio ci esorta ad amarla e a pregare per lei e a sforzarci perché attraverso la nostra vita santa la Chiesa, ecco, risplenda più santa dinanzi agli occhi del mondo. Pace e bene a tutti.